amici e amiche del giornale tipico, buona giornata a tutti e a tutte. L'argomento, come vedete, sono le maglie, anche se le prime due le avevo già analizzate in altri due video che magari vi lascio in descrizione su YouTube o anche nella informazione di YouTube, o potete comunque trovarle sempre anche qui su TikTok. La situazione invece riguarda più la terza maglia che come altre è stata spoilerata qualche ora prima, contro quella che era un po' quella che io chiamo la correttezza che ci vorrebbe in questi casi, visto che per la terza è stato creato un evento ad hoc con Brescia, con Radio 105, con Strootman Dragusin e Bani, come vedete nella foto, quindi ancora di più capisco meno lo spoiler di qualche ora. All'inizio non mi piaceva, poi mi indossata sia da Brescia che da Kevin Strootman, mi piace un po' di più la terza maglia, che però fa scaturire, ahimè, una domanda che forse avevo già fatto in altri due video, ma che vi ripropongo: perché in una maglia come la prima lo sfondo è il 105 trasparente? Scelta assolutamente condivisibile, visto che non copre nella prima i colori rosso-blu. Anche nella terza è trasparente, dove forse potevano anche non trasparentizzare, se vi permettete il termine, sfondo di 105 l'hanno messo trasparente, mentre nella seconda, dove hai fatto un grifone bellissimo, nuovo, particolare, e dove hai richiamato gli anni 70, come ho già detto, hai coperto solo con lo sfondo bianco. Questa è una cosa che continuo a non condividere. Questa è la domanda che continuo a farmi, e questa è la critica che continuo a muovere a queste maglie, che per il resto, come ho già detto, includono innovazione e tradizione, oltre a sponsor, come ho già detto, molto buoni per quello che è la Serie B, ma anche se fosse in Serie A, anche sono sponsor da Serie A piazzati in Serie B, per così dire. Invece la domanda rimane, perché colori non vanno toccati, sono d'accordissimo con voi, e allora perché nella seconda vengono toccati in questo modo, nella seconda vengono, dicevo, toccati in questo modo? Domanda che forse non avremo mai risposto. Vorrei sapere la vostra sulle tre maglie, quali vi piace di più, quali vi piace di meno. Noi ci vediamo alla prossima, scusate se mi sono girato prima, ma ovviamente c'erano delle cose da sistemare. Ci vediamo alla prossima, probabilmente con la live reaction di Genoa Parma, altrimenti con il post partita della stessa gara. Fatemi sapere la vostra. Ciao.